Diario dell'Isola dei Famosi 2018, giorno 45. Diario dell'Isola dei Famosi 2018, giorno 45. Primo giorno di punizione per Francesca Cipriani, peor della settimana, che esordisce facendo la guardia al fuoco. Gli altri naufraghi forse dubitano della sua resistenza essendo, come fa notare Alessia Mancini, il turno più popolato della storia dell'isola, con buona parte del gruppo a fare compagnia alla Cipriani. Francesca è particolarmente operosa e fa fruttare i suoi pensieri davanti al fuoco scrivendo una lettera per la madre, di cui è il compleanno. Ma c'è qualcun altro che compie gli anni e viene festeggiato dai compagni. Auguri a 56enne Franco. In una chiacchiera fra veterani, Gaspare e Franco Terlizzi commentano le doti della Cipriani, che poi tanto svampita non è, quando le si assegna un compito. Gaspare, polemico di paragrafo suo, aggiunge, forse la voce del padrone è più importante di quella dei compagni. Finalmente libera dal gioco della cintura, Bianca Azzei, che ha passato due settimane in coppia forzata, esprime la volontà di andare a pescare con Simone Barbato, ho la possibilità di organizzarmi con i miei tempi, prepari la canna, scegli l'amo. La pesca non sarà l'unica fonte di sostentamento dei naufraghi questa settimana, la produzione consegna loro la ricompensa vinta in diretta, dal valore raddoppiato grazie all'impresa di Francesca, che in puntata ha superato la prova di resistenza, appesa al filo. Intanto, sull'isola che non c'è, non si sta con le mani in mano, Elena Morali controlla i paguri raccolti per pescare, Nadia Rinaldi auspica l'uscita del sole per poter accendere il fuoco. Intanto, sull'isola che non c'è non si sta con le mani in mano. Nadia Rinaldi confessa, sembra di stare su un'altra isola, non dobbiamo litigare per le porzioni, non dobbiamo fare i turni, e poi ancora, quasi all'unisono con Elena Morali, bello collaborare tra donne, abbiamo dimostrato che ce la possiamo fare. Bello vedere due bionde, la secca e la tonda, che ce la fanno. Ed Elena, la settimana precedente avevo voglia di andare a casa, da quando sono qui mi è tornata la voglia di far tutto, anzi rimarrei qui fino alla fine. Per un nuovo giorno, c'è un nuovo comunicato con il compito quotidiano di Francesca Cipriani, che passa da un focolare all'altro. Dovrà infatti cucinare, assegnare le porzioni e lavare le stoviglie. In caso di compito svolto in maniera errata, Meior e Peor perderanno l'intera razione di riso. Simone Barbato, Jonathan Cascianian e Bianca Azzei si allontanano dal gruppo per andare a pescare, accompagnati in sottofondo da un'operetta cantata da Simone. Il che forse non contribuisce a far avvicinare i pesci. Jonathan si stupisce di questo improvviso interesse dei suoi compagni per la pesca. A suo dire, è come se finalmente si fossero accorti che il mare, che li circonda è pieno di pesci. Quindi finora avevano preso un granchio. Anche sull'isola che non c'è si cerca di far fruttare i pochi rudimenti di pesca in possesso delle due donne presenti, Nadia ed Elena. In particolare Elena, che cerca di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti da Simone, non tanto per mangiare, anche solo per la soddisfazione personale di dire, ho preso un pesce. A Playa Uva Francesca, ormai sveglia, cerca di portare a termine il suo dovere, cucinando il riso e assegnando le porzioni. La pratica appare subito difficoltosa, poiché tutti si ergono a maestri e le danno indicazioni, metti più acqua dolce, mescola tre volte, fai una giravolta, falla un'altra volta a Francesca, preoccupata di essere redarguita dalla produzione e perdere la sua razione di cibo, allontana tutti i compagni e chiede di fidarsi. A quanto pare, di fidarsi ha ragione, tanto che tutti si complimentano per il suo ottimo riso. Forse un po' meno per l'equità delle porzioni, come sottolinea Jonathan, ho visto un momento di anarchia, ma direi Cipri, che anche oggi è andata, completa Francesca. E, come si suol dire, domani è un altro giorno.